Ciao ragazzi, sono Ribarta. Oggi vi faccio vedere come si fa a centrare una pinza freno sul disco. Le cause che possono essere dello sfregamento del disco possono essere la pinza non allineata oppure il disco storto. Per allineare la pinza freno togliamo il fermo, questo qua, che serve per evitare che si svitino le viti con le vibrazioni. Così. Poi prendiamo una chiave esagonale da 5 e svitiamo, allentiamo le due viti che sostengono la pinza freno sul telaio. Così. Poi ora abbiamo la pinza che è libera, così per centrarla teniamo premuta la leva del freno, così. E praticamente la pinza freno si allinea da sola perché le pasticche sono a contatto con il disco. Ora, sempre con la leva premuta, andiamo a serrare le due viti di fissaggio. Ok, come potete vedere, il disco è perfettamente libero, non ha nessun attrito con le pasticche freno e quindi la pinza è perfettamente allineata col disco freno. In un altro caso dove possiamo sentire che il disco striscia è perché abbiamo il disco storto. Un metodo per raddrizzarlo è questo. Se facciamo girare la ruota e sentiamo questo rumore, come vedete la ruota si blocca, è perché abbiamo il disco storto. Per raddrizzarlo dobbiamo trovare il punto di contatto che c'è sulle pasticche freno utilizzando un semplice metodo. Prendiamo un foglio bianco e lo mettiamo sotto in modo da verificare più facilmente il punto di contatto con la pasticca freno. Qui ad esempio c'è il contatto sulla sinistra e qui è libera. Quindi abbiamo un punto di contatto che è questo. Il foglio di carta bianco serve per contrastare, diciamo, lo spazio che c'è tra il disco e la pasticca freno in modo da verificare perfettamente l'allineamento del disco. Una volta trovato il punto di contatto, lo andiamo a segnare con un pennarello, così. Poi occorre una chiave dedicata per, diciamo, raddrizzare il disco freno, ma dato che è un fai da te, possiamo farlo anche con un semplice cacciavite facendo leva sul disco. Quindi il punto di contatto è qui dalla parte sinistra, quindi noi dobbiamo fare leva verso la parte interna, così prendiamo il cacciavite in questa maniera e ne diamo una piegata leggera, così. Poi verifichiamo se c'è il contatto di nuovo. Ha migliorato, ma si può ancora piegare un altro pochino, facendo leva così. Verifichiamo, ora la ruota gira libera e non ha più contatto con il disco. Quindi è un lavoro molto semplice che possiamo fare tutti tranquillamente senza comprare, diciamo, l'attrezzatura dedicata per centrare il disco freno. Un altro caso dove è possibile che ci sia questo contatto con il disco freno sulle pasticche freno può essere anche la ruota che non sia centrata, che faccia questa oscillazione e praticamente insieme alla ruota anche il disco si può spostare. Quindi è meglio verificare anche la centratura della ruota. Ora possiamo verificare anche se abbiamo un pavimento chiaro, vediamo se le pasticche sono a contatto con il disco freno. Un altro semplice metodo per centrare, diciamo, il disco freno è utilizzare una chiave normalissima tipo questa e fare leva in questo modo. Se volete invece la chiave dedicata per centrare il disco freno, metterò il link in descrizione. Dato che ci siamo, controlliamo anche lo stato delle pasticche freno, che non siano usurate, quindi vediamo se il consumo è a 3/4, vi consiglio di sostituirle. Come facciamo a vedere se sono consumate 3/4? Sì, basta comprare una coppia di pasticche freno, tanto prima o poi vi capita di sostituirle, verificate lo spessore della pasticca nuova con la vostra pasticca. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ah, un po' d'acqua! Ho patito il caldo, non potevo più, un po' di frescura. Adesso sono arrivati a 27 gradi, prima erano 29 e mezzo, si moriva!